abbiamo cominciato un'avventura che è quella della formazione a distanza per i ragazzi che partecipano ai progetti di servizio civile in tre regioni, Umbria, Veneto e Puglia, che sono le tre regioni che seguiamo direttamente come AFAS Nazionale. Con questa modalità noi proviamo per la prima volta a realizzare questa formazione con la modalità a distanza. Per quello che stiamo vivendo qui dentro è molto difficile condividere con persone che ho conosciuto a gennaio per la prima volta. Essere d'aiuto per chi ha bisogno, non so, un sorriso in più, insomma, anche ecco, noi dall'ospedale carichiamo le persone sull'ambulanza, quindi comunque mentre stai dietro parlare per comunque alleviare quel pensiero di dolore, cioè, insomma, per far sorridere, cioè io è questo che mi aspetto e che vorrei che anche gli altri capiscano. La sfida grande per il formatore e per la formazione è quella di avvicinare i ragazzi a questo mondo, al sistema valoriale del servizio civile, ma anche alle infinite possibilità di fare un'esperienza concreta di cittadinanza. Com'è che siamo arrivati qui? Quindi dalle prime esperienze di obiezione di coscienza al servizio civile universale. Parleremo e proveremo a fare una riflessione sulla cittadinanza attiva, sui rapporti che esistono stretti e importanti tra il servizio civile e la Costituzione. Ovviamente parleremo anche di AMPAS e faremo infine una riflessione sulla difesa popolare non armata e non violenta. È un'avventura per loro, perché ovviamente molti di loro hanno esperienze scolastiche in presenza, come tutti noi, per noi formatori, perché è una modalità sicuramente completamente diversa da quella che siamo abituati a percorrere, e staremo a vedere, insomma, ce la metteremo tutta in tutti i casi.